Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è V-Rising e ho ridato una sistemata completa al castello ragazzi, ma proprio pesante. E mentre sistemavo tutto ho mandato i servitori in giro e come vedete qui c'è un'altra bara in più. Io ho catturato un bruto, uno di quei bestioni proprio quelli giganti. E subito subito andiamo a vedere tutte le novità. Nella zona dell'ingegnera possiamo mandare i nostri servitori e ci riportano, guardate qua, il radium e lo scarto tecnologico. Praticamente abbiamo tutto quello che ci serve. Dai, dai, che ci hanno riportato buona roba. Qui tra 13 minuti avremo il nostro bellissimo bruto. Qui lo studio già ha ricevuto un piccolo cambiamento. Questo perché abbiamo una stanza di sopra. E già da qui potete vedere anche fuori qualcosa di diverso. Allora, questa è la stanza praticamente del gioielliere. Poi cambierò anche il pavimento appena lo sbloccherò. Ma di qua, questa qui è la stanza della nostra cucina. E guardate qua. Mi sono deciso, ho fatto finalmente la forgia. E come vedete siamo già a 13 di radium. Abbiamo già un botto di scarto tecnologico da poter utilizzare. Ho raccolto altra melma, sempre utilizzando il portale. Qui si esce. E ragazzi, ho fatto questa scalinata esterna. Ho abbellito anche il muro fuori, facendo arrampicare le erbacce da questa parte, perché di qua il sole nasce praticamente, e di qua comunque le erbacce non ci sono e va bene così. Tra l'altro possiamo buttarci come se fosse un ascensore e scendere molto più velocemente. Ho rivisto anche il nostro giardino, qui c'è tutta quanta roba legata a semi e legna, perché qui ho piantato comunque gli alberi principali che troviamo in giro. Questi qui sono vuoti perché se dovessi riuscire a trovare i semi di questa zona, avere il legno, quello mutato, sarebbe davvero ottimo. E qui, oltre ad aver rivisto il tutto, praticamente ragazzi ho abbellito tutto quanto con il legno, come potete vedere, anche le mura. Tutto legno. E qui ragazzi ormai abbiamo due zone diverse. Qui facciamo la pietra, qui sistemiamo il legno e abbiamo un po' di robetta. E il grasso di mutante comunque ce l'abbiamo. Le cose sicuramente non ci mancano. Ma andiamo a vedere un'altra cosa molto importante e particolare. Qui noi avevamo due cavalli, no? Diciamo che è successo un po' un casino. Perché ho studiato un attimo questo nuovo potere che abbiamo. Facciamo un esempio, va. È meglio. Per tornare a casa mi serve il cavallo. Ma il cavallo si trova già a casa. Bene, possiamo fare così. Un po' lentino, ma ce lo fa spawnare nella nostra zona. E tra l'altro ripristina anche tutta la vita. In più, se vedete bene, questo vampallo non è quello dell'altra volta, perché è quello che aveva 10.6 di velocità, non 11. Ho scelto lui perché era più bilanciato, aveva più accelerazione. E andando a fare la sella, si fa con cuoio e ferro. Io avevo tutti e due e l'ho fatta. Miglioriamo ancora di più queste statistiche. È fantastico, è il nostro vampallo. Perfetto, quindi lo possiamo far spawnare. Tra l'altro, se dovesse morire, lo resuscitiamo. Ma l'unica cosa, ragazzi, non sbagliate mai a premere T mentre state così, con l'abilità domina cavallo attiva. Perché T va a liberare il compagno, facendolo sparire permanentemente. Quindi sparisce il cavallo. Da quello che ho visto, non serve neanche farlo bere. Qui nel fabbricatore che abbiamo sbloccato nello scorso episodio, sto continuando a fare comunque le taniche. Taniche che poi continuo a portarmi in giro perché se torniamo in quella zona le riempio al volo e poi le riporto qui a casa. Adesso insieme, in quell'angolo lì vuoto, andiamo a provare direttamente la forgia ancestrale. Sangue primordiale, radium e lingotto di ferro. Per fare la sella bisogna venire qui nella zona pelletteria. E infatti eccola qui la ricetta. Io ho già fatto anche la nuova armatura per il nostro bellissimo amico che sta per arrivare, il bruto. E prendiamoci il sangue primordiale. E ok, quindi il radium, avendolo preso con le spedizioni, con i nostri servitori e avendolo fatto un po' per conto nostro, ce l'abbiamo. Adesso leviamo questa lucetta qui e impoppiamo lei. Ah ah! Guardate che bella! La forgia ancestrale. Ah, ok, proprio ci metti l'arma nuova e te la ricrea. Queste qui sono le nostre armi, quelle in frantumi trovate fino adesso. E la potenza, ragazzi, cambia. Più che potenza, cambiano proprio i bonus, vedete? Questa, per esempio, dà più vita e maggior danno da colpo critico con incantesimo. Qui più velocità di attacco,
Probabilità di colpo critico. Ma sapete che è difficile scegliere. Effettivamente la vitalità massima, se la andiamo a potenziare anche con le armi, male non è. Però forse questa qui, che infligge condanna, che è praticamente la stessa abilità che noi utilizziamo con gli scheletri, questa potrebbe essere davvero un'ottima arma da utilizzare per noi. In più ci velocizza il movimento. Proviamo a sistemare questa. E senza di sangue superiore, che ne ho una vagonata, il radium lo possiamo fare immediatamente. Ma per non parlare di questa mazza qui, è una bestia. Velocizza anche lei il movimento. E mi sa che ci dà anche più materiale. Devi avere comunque una versione di ferro spietata di quell'arma. E noi della mazza ancora non ce l'abbiamo. Prendiamo quello che serve immediatamente proprio. E cos'era, lo zolfo? Vada, ci faccia il radium. Poi rimetteremo le altre cose a fare. Il radium fatto. Ne sta facendo altro, quindi potremo potenziare anche le asce. Ci faccia. Ora solo una cosa, come si ripara questa qui? Probabilmente con il radium? Boh. Ok, non brillano, non sono diverse. Ok, sono come le altre, solo che stiamo a livello 62. E applichiamo condanna. Ci muoviamo più velocemente. E ragazzi, questo sarà comodo anche in casi come il bestione della caverna. Perché una cosa che ti va molto contro in quel momento è la velocità proprio del personaggio. Sei lentissimo, mentre lui è molto agile. Allora, dato che ce l'abbiamo, prendiamo anche queste. Sì. Questa balestra la potremmo andare anche a sistemare. In questo modo, una delle vedove nere potrebbe essere tanto più forte. E anche lei applica condanna. Micidiale. Rimangono le stesse le armi. Non cambia neanche il colore degli attacchi in base all'elemento. Va bene. Eccolo, è pronto. Ma che Joe, bruttolo. Oh, vai. Eccolo qua. Guardate che bestione. Cioè, abbiamo pure bruttolo, mo. Allora, bruttolo, io già ti ho fatto tutta quanta l'armatura. Poi ti farò anche un gioiellino. Stiamo facendo già una vagonata di radium comunque. Siamo già a 17 pezzi. Vediamo un po'. I bonus qui neanche li andiamo a guardare più di tanto. Neanche troppo più forte rispetto a prima, eh. Solo 10 di punteggio ho guadagnato. Però perché effettivamente è la stessa arma, solo incantata in un certo senso. Per quello che riguarda i pendenti, io ne avevo fatti 4. Quindi sì, c'è lei che ancora deve migliorare con il pendente. E adesso glielo miglioriamo subito, subito. C'è Dora che deve ancora migliorare con il pendente. E poi ne dovremmo creare uno anche per il nostro bruttolo. Quindi prendiamo direttamente il materiale che abbiamo tutto qui. Guardate che bello, guardate quanto è comodo farlo. E andiamo a fare comunque anche il pendente del cavaliere, quello nuovo. Bruttolo che fa? Si scalda? Allora, gli diamo questo e sta già a 428, senza arma, eh. Ok, pendente a cacciatora che la porta a 576. E poi eri tu? Yes. Saranno da potenziare adesso le armi a tutti. Il fatto che abbiamo questa scalinata così che sale è comodissima perché anche di giorno. Qui in questa zona, dato che sotto c'è il braciere con le ossa, noi abbiamo l'ombra anche qui. Quindi non bruciamo. Ah. Ma facciamo i seri, perché serve una spada al nostro bruttolo. Io farei uno spadone di ferro. E voilà! 608 anche bruttolo. È una bestia. Questo balordo della caverna lo lasciamo ancora un po' lì. Miglioriamoci ancora il più possibile. Io direi di andare dal purificatore, così. Proviamo queste pistole sul purificatore. Era uno sterminatore dotato di una crudeltà innata e una resilienza incomparabile. C'è un problema, ragazzi. Sono scemo. Non ho portato nulla. Nulla che ci va a potenziare incantesimi o cose del genere. Ma sapete che vi dico? Va bene così. Ammazza, cavallino. Guardate quanto cavolo è veloce. Molto vicino. Si trova in questa zona. Devo lasciare il cavallo. Ciao cavallino. Ma che cosa? Ragazzi, ma guardate che bestioni ci stanno in queste zone. Io non ho neanche il sangue buono. Prendiamoci qualcuno di questi. Bruto al 20, studioso al 42. Puntiamo allo studioso. Ma che parte è il balordo? Molto vicino. Dovrebbe stare qui in zona, eh. Ho fatto male a non portare nulla per potenziarmi. Però
quanto pare queste armette. No, sono scemo. Stava al 75 quello. E ragazzi, mi sa che sta venendo qui il purificatore. È lui. Allora, fermi tutti perché qui mi devo curare un attimo prima di combattere. Speriamo di farcela. Mica lo so. Ma noi facciamo male, guardate qua. No, è fattibilissimo, credo, eh. Porca vacca. Aspettate, fermi tutti. Forse non conviene sparargli quando... Aia! Tutta questa qui è magia caos. 116 abbiamo fatto di danno, eh. Barriera inversa, quindi se spariamo ci risponde, mi sa. Guardate che balordo. No, ecco. E ritorniamo proprio a casetta, ragazzuoli, perché conviene, ci ha sbermenato. Guardate come stiamo. E rieccoci qua. Allora, io direi prima di tutto di chiamare il nostro bellissimo cavallino qui. Queste qui sono le pozioni che ho deciso di portare. Resistenza al fuoco, perché lì qualcuno ogni tanto spara al fuoco. Vari potenziamenti agli incantesimi. Questa qui sarà per il ritorno, per velocizzare appunto il nostro rientro. Potenziamo l'attacco fisico. Beviamo un ottimo sangue. Ok, riprendiamoci le cose. Ottimo. Io lo sapevo. E qui sarebbe stato un mezzo casino. Dove sei, balordo? Ne stiamo sfondando 10.000. Cosa? Ho le scarpe da riparare. Aia. No, non mi posso avvicinare. Io me l'ero anche giocato abbastanza bene prima. Adesso è tutto quanto un po' più particolare, eh. E vai. Qui è un dannato casino. Mi devo curare al volo. Bene. No, no, tu non devi distruggere nessuno. Balordo.
siamo ricurati abbastanza bene. In modo paraculo. Più o meno ci curiamo perché qua prendiamoci più vita possibile in qualsiasi modo. Questo è stato proprio una bestia, ragazzi, ma pure la zona. Abbiamo dovuto uccidere chiunque pariva qua. Andarcene qui con il teletrasporto lasciando tutta questa roba qua sarebbe davvero uno spreco, quindi prenderemo il cavallino e torniamo a casa. E praticamente, ragazzi, non ci abbiamo messo davvero, davvero niente. Guardate qui l'alberone che scannerà di nuovo. Qui che è ricresciuto. Che tutto, pure le rocce sono cresciute qua. Voi sapete che vi dico. Qui mi riparo proprio tutto, perché tanto il materiale ce l'abbiamo. E ok, ragazzi, allora ho sistemato un attimo l'inventario e guardate quanto grasso di mutante abbiamo. Con il fatto che lui creava quella barriera davanti a lui, se gli giravi attorno e gli andavi dietro, gli potevi fare male. Però è anche vero che lui poi saltava, ti dava i pugni e faceva malissimo. Abbiamo una barriera del caos, ma possiamo anche produrci il grasso di mutante fuori, dove già facciamo i sorci. Anche la scatola di esplosivi grande abbiamo sbloccato. Brodaglia irradiante, un infuso con la capacità di mutare il sangue, 4 polveri di tomba e la tanica di melma. Sì, ok. Ma sempre che la melma la dobbiamo andare a prendere. Beh, una prova facciamola. Potrebbero anche essere quei sorci che escono direttamente dalla melma in quella zona. E tra l'altro potrebbero anche attaccare il cavallo in quel caso. Infatti sono loro. E qui mi conviene prendere questa. Oh. Ma fanno malissimo. 72 pezzi di grasso di mutante. Conviene sempre mettere questo legno qui. Sorci maledetti. Micidiale, ragazzi, la nuova zona che abbiamo scoperto. Ci va a rilasciare il grasso di mutante e la tanica di melma. Non serve neanche andare a riempirle. Da piro e vampallo è tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete seguirmi su Instagram. Stiamo prendendo fuoco. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Il fuoco mi segue.